Benvenuti senza luce in un nuovo video dell'Elden Ring Wiki, quella serie di video nella quale andremo a mostrarvi dove trovare e come sfruttare al meglio ogni singolo oggetto di Elden Ring. Tutti i video saranno strutturati in questa maniera. Inizialmente andremo a parlare dell'oggetto in generale, analizzeremo le sue statistiche, vedremo come funziona, eccetera, eccetera. Successivamente andremo a vedere dove trovarlo e se è presente della lore, speculeremo un pochettino, ed infine andremo a vedere una build che sfrutti al meglio l'oggetto in questione. Oggi andremo a parlare della Grinfia di Falco da Guerra, una spada dritta davvero davvero rara e che forse non tutti avrete, ragazzi. Si tratta di una spada con un danno fisico modesto, un danno critico di 100, e richiederà solamente 10 a forza e 16 a destrezza per poter essere utilizzata. Scala in C su destrezza e in D su forza e non ha alcun effetto passivo. È un'arma davvero davvero unica nel suo genere, davvero particolare ed esteticamente bellissima, ma è anche droppata da un nemico davvero particolare. Siete pronti a scoprire quale? Andiamo a vederlo assieme. Per quanto vi possiate fare dei film mentali, ragazzi, quest'arma viene droppata a Gran Tempesta. Vi basterà raggiungere la Grazia Torre Baluardo per trovarvi davanti a tre bei falchi che come armi hanno proprio questa spada. Ebbene, è un drop raro, sa girare intorno al 2% di drop rate su una scoperta di 100, quindi ci vuole calma e pazienza per poterlo ottenere. Siccome questi falchi sono dei nemici abbastanza ostici, io vi consiglio di equipaggiarvi un'arma da distanza, che può essere la cenere di guerra della Reduvia, come un incantesimo, come qualsiasi cosa che colpisca da distanza con cui vi trovate bene o potete indossarla. Come ogni cosa che va farmata, ragazzi, vi lascerò qua sopra un video che vi spiegherà tutti gli oggetti da indossare per alzare la vostra scoperta al massimo e poter avere così più possibilità di ottenere l'oggetto in questione. Io ci avrò messo più o meno un'oretta a trovarlo. Sono stato molto sfortunato perché tantissima gente mi dice che l'ha trovata il primo falco che ha affrontato. Ovviamente non si può farmare solamente qui, ma in ogni posto nel quale trovate questi falchi. Questo secondo me è il posto più comodo perché ci mette tre falchi davanti che possiamo uccidere dalla distanza e soprattutto è vicinissimo alla grazia. Ma cosa ci racconta quest'arma? La descrizione recita che questa è una lama generalmente fissata agli artigli dei falchi da guerra di Gran Tempesta, adattata per essere usata da un umano. Sottile e leggera e pensata per non limitare la libertà di volo del rapace. Dunque, insomma, ci troviamo davanti ad un'arma che tendenzialmente, quando la impugniamo noi, è adattata per essere utilizzata su di noi. Il progetto originale è nato per i falchi. Questi falchi che venivano addestrati dal Lord che regnava Gran Tempesta, e no, non stiamo parlando di Godric, utilizzava i falchi in una maniera incredibile, li armava di spade. E successivamente, probabilmente, ha deciso di adattare quest'arma anche ad un uso umano. Essendo destinata ad un volatile, ragazzi, è pensata per essere leggerissima. E, similmente, anche in questo caso, il suo peso è solamente di 3.0. Davvero carina come chicchetta. Ma se volete scoprire la build, ragazzi, e come ho deciso di adoperare al meglio queste armi, iscrivetevi al canale, è gratificante per noi ed è gratis per voi, non vi costa nulla, come non vi costa nulla accendere la campanella per rimanere aggiornati su ogni video che uscirà sul canale tramite una comoda notifica. E se volete supportarci attivamente, qui sotto trovate i link per i super grazie e gli abbonamenti, e questi ultimi vi permettono di vedere i video in anteprima. È un'arma davvero particolare da buildare e ovviamente versatilissima perché possiamo farci qualsiasi cosa vogliamo, come la maggior parte delle armi comuni di Elden Ring in realtà. In questo caso io per una build ho deciso di utilizzare due grinfie di falco da guerra, quindi ci ho messo un po' di più a farmarle, e le ho modificate in folgorante in modo che oltre ad un danno fisico vadano a fare anche un egual danno da fulmine. Il loro scaling cambia e va su C in destrezza ed E su forza e sono particolari. La cenere di guerra che ho deciso di inserire è folgore, che ci permette di far piovere fulmini sugli avversari. Ho deciso di andare per il fulmine perché è una cosa che non uso spesso effettivamente, ma anche perché, ragazzi, Gran Tempesta mi dava molto anche di fulmini, tuoni e saette. E dunque ho detto, perché non utilizzare un'arma così iconica di questo luogo, rievocando anche il potere del fulmine in essa. E così ho fatto, mi sono trovato davvero bene. Il set di armatura, ragazzi, è completamente a vostra scelta. Io vi consiglio di sceglierne uno che vi porti ad avere una stabilità di 51. Non ci sono pezzi specifici da indossare in questo caso. Io ho il set del Cavalier Limiere senza l'elmo.
I talismani che ci accompagnano nel nostro viaggio sono in primis l'amuleto scorpione del fulmine, che aumenta l'attacco fulmine ma riduce la resistenza ai danni. Utilissimo perché le mie lame vanno a fare danno da fulmine e la mia cenere da guerra fa danno da fulmine. Dunque, ogni attacco di tipo fulmine viene potenziato. Successivamente ho messo la scheggia dell'Exander, che aumenta notevolmente la potenza d'attacco delle abilità, dunque la folgore è un attacco a distanza ed oltretutto fa anche più danno, e ci ho ripulito parecchie zone senza nemmeno avvicinarmi al nemico, quindi perfetta direi. Terzo talismano, è quasi obbligatorio quando mettiamo un amuleto scorpione, il talismano Gran Scudo del Drago, che incrementa enormemente la resistenza ai danni fisici. Me lo state chiedendo in molti e lo dirò anche in questo video, ragazzi. Questo è un talismano che applica una resistenza ai danni fisici al nostro personaggio, non allo scudo. Come vedete, io lo sto utilizzando con due armi, quindi io ho due spade e non ho alcun scudo e comunque il talismano funziona. Infine, ultimo ma non meno importante, e devo dire c'è la possibilità di cambiarlo e a vostra scelta, il cameo del Ghermidore, che ci permette di ripristinare punti vita sconfiggendo i nemici. Questo è un talismano che a me piace molto perché mi permette di risparmiare sulle pozioni. In questa maniera, se subisco dei danni, vengo rigenerato anche dall'abbattere il nemico che me li ha fatti e a volte non vado tra virgolette in negativo, perdo della vita ma la recupero. In ogni caso potrete decidere di cambiarlo un po' come vi pare e piace. Questa è un'arma che effettivamente ho visto giocare pochissimo, è una delle tante spade dritte del gioco e devo dire che modificata così è stata divertente, ma essendo molto versatile si può modificare in mille millanta modi. Dunque fatemi sapere come l'avete modificata anche voi, io intanto vado a fare un recap in un minuto mentre commentate. La grinfia di Falco da Guerra è un'arma davvero particolare, modificata per essere utilizzata da noi. In realtà il suo progetto standard è basato su un volatile. È un'arma davvero particolare che potremmo trovare ovunque incontriamo i falchi da guerra. Io vi consiglio di farmarla nella zona della Grazia, Torre Baluardo, nella quale troverete 3 falchi che potrete farmare con qualsiasi arma o incantesimo a distanza. La build comprende 2 grinfie di falco con la cenere di guerra folgore e l'affinità folgorante, un set di armatura a vostra scelta che abbia una stabilità minima di 51, l'amuleto scorpione del fulmine, la scheggia di Alexander, il talismano Gran Scudo del Drago ed il cameo del Ghermidore. Tutto questo va a creare una build davvero elettrizzante e potentissima. Che dire ragazzi, questa è una build molto molto particolare e molto molto versatile. Questa è la mia versione, come sempre è una delle mille che si può fare, anche perché stiamo esplorando un mondo di armi comuni, quindi modificabili appieno, non stiamo parlando di build che vanno a rompere il gioco e quindi vanno fatte solo in una determinata maniera, anzi. Dunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, come le buildereste, e mi raccomando, iscrivetevi al canale per supportarci e permetterci di creare video sempre più belli. E se vuoi vedere questi video e controllare tu stesso che siano sempre più belli, accendi la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che carichiamo un video. Se volete supportarci ragazzi, un bel mi piace ed un commento, e se volete supportare attivamente il canale, qui sotto trovate super grazie ed abbonamenti che vi permettono di vedere i video in anteprima. Noi ci vediamo domani in un prossimo video, ciao a tutti!